Alas Poriari era un ragazzo d'un umorismo infinito. Mio fratello, stessa madre per 9 mesi, fu qualcuno. Aveva un ego minuzioso e scaltro, si prendeva per qualcuno. E adesso niente, nemmeno il suo sonnambulismo. C'era una lingua che qui biascicava. Good night, lady. Good night, sweet lady. Good night. Good night. Cantava. Prevedeva, ricordava. Ha parlato, ha arrossito, ha sbadigliato. Orrido, orrido, orrido. Ho forse ancora 20 anni, 30 anni da campare. E poi verrà il mio turno, come è venuto per gli altri. Ho tutto. Che sventura non esserci più. Ah, voglio andarmene via domani e informarmi per tutto il mondo dei più adamantini procedimenti di imbalsamazione. A tutto è bene quel che non finisce mai. Come m'annoio superiormente. E allora che aspetto? Qui la morte? Io morire, Maria, andiamo a morire, sì, d'accordo, si muore. Ma non essere più, non esserci più. Parole, parole, parole. Ma che cosa mi ci vuole se tutto mi fa freddo? Basta! Quando ho fame, quando ho sete, quando ho voglia, e allora, se l'idea della morte mi è così lontana, vuol dire che la vita mi è in balia, vuol dire che la vita mi reclama, e allora, vita mia, a noi due! Fratello mio Yorick, il vostro cranio me lo porto a casa. Gli farò un bel posto sull'étagère dei miei ex voto, tra un guanto d'Ofelia e il mio primo dente. Ah, come lavorerò bene quest'inverno, con tutti questi fatti, ho l'infinito in cartellone.